Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast, io sono Black Force, oggi vi porto un TVZ, sto per dire un TVT, invece è un TVZ contro un diamantino dove da Terran vado a provare a replicare più o meno la giocata di Byun, Byun, come lo volete chiamare, del game che vi ho castato precedentemente. Quindi andiamo ad analizzare un po' quello che faccio, ovviamente vado a fare caserma. Deposito caserma e in contemporanea la caserma la raffineria più o meno. Stesso supply, si può fare anche il supply dopo. A questo punto la mia idea è quella di andare a fare un reaper ed expare. Non mando l'SCV come spesso faccio per dar danno, eccetera. Il mio avversario ha fatto espansione, pozza e gas di Vespene, giocata molto standard, devo dire. E mi sto cercando di abituare a quella giocata. Marine, tank, medivac, cercando di utilizzare il tank al meglio. Ma io, abituato dalle vecchie espansioni, continuo a desizzare i tank, prenderli con la medivac e risizzarli dopo averli depositati. E questo ovviamente mi fa perdere tempo e non mi fa sfruttare al pieno le medivac, nabbo che non sono altro. Avevo fatto due partite, vinte tutte e due contro due zerghe, una ho deciso di portarla dato che ho visto che mi veniva abbastanza bene la strategia. Precedente, nel game precedente mi era venuta ancora meglio, qui a un certo punto faccio un grosso errore dove la macro per fortuna mi assiste e posso recuperare bene. Fabbrica, reattore su caserma che non serve per fare Helion, questa giocata che non prevede l'Helion, Helion che stanno sparendo. Due Reaper, 6 Helion comunque, è una giocata che vedo ancora fare, però sempre meno. Ero andato anche supply bloccato nel corso di questa partita una volta. Ho sentito la voce supply bloccato e volavano le bestemmie. Reaper che va a vedere se c'è una terza, trova. Terza in questo punto invece che in questo. Probabilmente per espandere meglio il creep ci può stare. Intanto con questi marini iniziali nego visuale allo zerg. Appena faccio la fabbrica, faccio il secondo geyser di Vespene, finita la fabbrica va giù lo starport, qui faccio una mina, qui continuo a fare marine. Non so se questa mina Byun la voleva fare precedentemente o l'ha fatta solo per il push dello zerg, comunque farla la sento molto safe come giocata, quindi mi garba abbastanza. Questo overall si salva con 25 di vita, overall il culone, finita la speed mi viene a prendere con i suoi zerglini. Sapevo che non mi veniva ad attaccare, quindi l'idea qui è quella di fare marine, stare ben difesi. Quando esce la medivac si inizia a droppare come dei malati. Una medivac che esce, devo dire, abbastanza presto se vogliamo. Mina che mi serve per coprire dietro e si continua così. Si produce marine, si produce una mina, poi vado a fare il tesla per fare il tank. Serve per forza il tank per coprire da blatt, eccetera. E medivac dallo starport. Engineering Bay in produzione per muta super fast, ma comunque questa build prevede la presa degli upgrade abbastanza velocemente. Zerglino messo qua per vedere, overall che non possa entrare nella mia base, chissà se ora ne butterà uno dentro. Vediamo cosa fa l'universale. Prende il secondo geyser di Vespene, ah no, per il terzo, perché il secondo l'ha preso qua. Blatte, Zergling ha due basi sature, deve saturare terza base, sta producendo resine. Dopo aver fatto la medivac da qui faccio il liberatore, una medivac la mando ad arrassare in questa zona, il liberatore lo mando ad arrassare in questa zona. L'idea è quella di cercare di fargli splittare comunque l'esercito. Non credo mi abbia beccato la medivac con l'overlord. Questo overlord va anche tirato giù, Il liberatore lo posso mandare in a click, il che mi aiuta molto. E con la medivac invece sto attento che non ci siano puntini che mi segnalano la presenza di overlord. Se ci sono, non andate a droppare direttamente, ma tirate giù gli overlord. È molto 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 più efficace come cosa. Qui ero andato supply bloccato. Ok, a questo punto inizio l'upgrade. Questo qui lo fa, la terza base la metto giù quando ho finito il liberatore più o meno, una roba del genere. Comunque quando avete il minerale per farlo. Allora, a questo punto lui andava a fare uno switch dopo aver fatto un tank con la fracaserma e la fabbrica, faceva un altro Tetslab. Qui io vado a continuare con la produzione di tank per essere più safe, la produzione di marine. Droppo fra terza base e seconda base. Una volta
che mi sono rimasti pochi marine, si può prendere e tornarsene a casa con la propria medivac. Quindi ritardo un pochettino la presa dello steampack, semplicemente. Una volta che avete messo giù terza base, assicuratevi di avere, di mettere giù 5 caserme in totale, quindi se ne avete messo giù una ve ne servono altre 4. E a quel punto dovreste essere messi abbastanza bene. Continuate a fare SCV, prendete i geyser di Vespene qua giù, ok. E dovete continuare semplicemente a pulire dagli overlord che vedete e droppare marine. Continuate a produrli, qui avete il reattore, ok. Potete utilizzare il liberatore per arrassare dalla parte opposta, qui visto che arrivavamo all'unità ho preso il liberatore e l'ho portato via. Liberatore che può essere utilizzato attivamente per pulire dagli overlord. Quando avete 2-3 tank potete partire all'offensiva. Qui magari è uscito il terzo tank, se no potete fare un altro giro. Comunque dopo la prima pressure con la medivac si può pensare di iniziare ad attaccare pesantemente. Abbiamo 3 tank, 3 tank possono essere utilizzati in modo molto efficace. Qui se fai lo scambio si può avere lo steampack mentre si fa l'attacco, invece qui ancora io non ho lo steampack che è sceso in ricerca solo in questo momento, quindi consiglio di fare il change. Si vanno a mettere gli SCV, qui li radunavo tolto dal CC per poi andarli a mettere, e fatto questo CC, messo giù terza base, mettete giù un'altra fabbrica, un altro starport, e a quel punto dovete avere 7-8, dalle 7 alle 8 alle 9 caserme, due fabbriche e due starport, produrre tank e produrre medivac fino a che arrivate a averne 8, una 6 o 8, una roba del genere. Poi fate tank marine e le caserme dopo quella che ha ricercato lo steampack. Qui ne ho 4 correttore, dopo queste 4 correttore le altre hanno tutte il modulo tecnologico, quindi 4 correttore, 4-5 col modulo tecnologico più o meno. E ovviamente modulo il reattore sugli starport, ecco qui. Faccio lol perché aveva crashato. Io non potevo fare le cose, non posso stendere i miei tank. Vabbè che dovete, qui per fare un attacco buono prendete extension tank, prendete visuale, tirate sull'altro tank, qui stendete quello. Qui ne avevo 4 addirittura di tank, quindi un tank qui, eccetera. Si può arrivare a fare un'ottima circumnavigazione della mappa dello Zeg, a piazzare veramente tanti tank e a farli fruttare, dato che comunque qui questi tank non mi sono fruttati niente. Prendo, vado via, avrei potuto vincere la partita con un buon posizionamento di tank, invece non dico la perdo perché comunque ho salvato marine e vado via, sono sopra di supply, sopra di macro, eccetera. Qui ovviamente va il più uno per la difesa, e quando c'è il più uno per la difesa metà armeria, altra Zengerin Bay, e qui a un certo punto do di matto 3, 4, guardiamo le strutture che facciamo prima, 5 caserme più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, quindi sono tipo 11 caserme, una roba abominevole, poi andremo a contare, ma si reggono incredibilmente. E 2 starport e 2 fabbriche, 2 altri centri di comando per andare uno a metterlo qui, uno a metterlo qui, e a quel punto avete queste 3 basi operative, quando prima e seconda finiranno e siete un pezzo avanti, difficile perdere in quelle condizioni. L'idea qui è qual è? Che se lui non fa queste cose abominevole con lanciaspore e impalatori, si può pensare anche di andare a fare dei drop. Qui si poteva stare un drop in questa zona, su questo geyser di Vespene, e poi qui io volevo attaccare, ma non mi piace molto questa zona, qui attacco meglio perché stand i tank, ne avevo solo 2 tra l'altro. Stand i tank, avanzo con la bio, con i marine per pulire il biotumore, e nel frattempo guardo anche come è messo lui, che composition ha. Vedo molto fare cryptolisk in questo momento dagli zerg per contrastare ovviamente marine che vengono devastati dall'attacco della cryptolisca, che è 22 contro collassate 33, quindi fa anche male ai marauder. Ovviamente sono giù le hydra e poche blatte in questo caso, nel caso precedente invece erano state più blatte laceratori. Io ho 11 caserme in questo momento, e se andiamo a vedere le caserme comunque sono tutte produttive quando sarà il momento.
e questi zergling danno un po' danno, però vabbè, neanche più di tanto. Qui mi ero perso sto gas di spell, mi sa che non li rimetterò più quelli accessibili dentro. Io so l'1-1, lui sa l'1-1, quindi più o meno ci siamo. Io sto per finire il più 2 per l'attacco, anche lui, quindi dagli upgrade più o meno ci siamo. Fossa di infestazione andrà a fare gli infestor per bloccare marine e poi ararli con le criptolische. Criptolische che fanno un male veramente allucinante, devo dire. Ok, vedo in questo momento l'overlord, metto giù questa base, avere tre basi attive contro le sue. Questa la do per finita, guardo se qui c'è i minerali, ne ha ancora parecchi contro le sue tre basi attive. In questo momento anche lui è full macro. La cosa è che lui non deve prendere quarta base. Questa base non è difficile da prendere per lo Zerg. Però io voglio mettere pressione in questa zona qui, per poi poter andare a droppare nel caso in questa zona qui. Cosa che poi farò. Ricerco anche i potenziamenti per il tank, per l'attacco, che non sono mai male. Finiti quelli si va per la corazza, oppure sui Vadier, ovviamente i liberatori. A questo punto, quando si ha un buon numero di medivac, si smette di fare medivac, generalmente qui ne ho anche troppe, però ci possono stare. E si fa fare tank 200-200 e liberatori, liberatori come se ci fossero domani. Qui volevo guardare un attimo le unità, 61 SCV vanno bene, ci sono quelle 10 medivac che forse sono un po' troppe. Dall'altro lato c'ha 10 cryptolisk, 10 blatte, 24 idra. Qui l'ingaggio con l'1-2, lui con l'1-2, quindi upgrade pari. Io cosa voglio fare? Stendere i tank quando ho cominciato ad avere sopra i 6 tank per l'avversario, sono veramente problemi. Stendere i tank in modo efficiente vuol dire che mantenere la metà dei tank piazzati e l'altra metà potete desizzarla. Questo è abbastanza greedy come cosa, però ci può stare e avanzare. Ovvio, non tenete un tank piazzato, gli altri li muovete perché è il momento nel quale il vostro avversario vi attacca. Siete coperti, per carità, però è meglio avanzare un tank alla volta, sarebbe proprio bellissimo. Qui lui probabilmente prova un rambai in questa zona, io Planetary Fortress, dopo che qui ho messo l'Orbital Command in terza, non mi serve più niente, faccio Planetary. Se mi serve un Orbital Command faccio proprio CC da fare in Orbital. I tank sono forti contro Cryptolisk, comunque riescono a colpire quando loro ancora non ti colpiscono. Qui fare la scan forse riesco a arrivarsi, non lo so. Qui torno indietro, vabbè, bastava la Planetary, comunque escono anche i Liberatori, eccetera. E in più facendo così ho esposto i miei tank a un possibile attacco, ma se lui arriva con le idra vengono schiantate. Ok, qui perdo uno o due tank, non è un problema, li posso rifare velocemente. E se andiamo a vedere, comunque quando ho il momento di il bisogno di produrre, qui non sto producendo, non capisco il perché. Perché non produco? Ah, perché avevo fatto giù su 2 CC, credo avevo messo in produzione 2 centri di comando, può essere quella la cosa. No, erano finiti. Quindi vabbè, vado a produrre e vediamo che. Ok, sono troppe. Sono troppe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sono troppe. Ne basterebbero 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forse sono anche troppe. Allora, averle in più non fa mai male. Se proprio volete mettetele a scoutare se vedete che proprio non riuscite a produrre. Però qui stavo anche finendo i minerali, quindi bisogna vedere quando avevo tutte le basi sature operative. E ok, lui con le sue idra con gli infestatori, morph per avere criptolische. E ok, qui vedo che lui ha preso questa base, quindi l'idea è quella di piazzare le mie unità, fare le scamper, non farlo muovere, mettere giù. I liberatori vanno siggiati più o meno come si siggiano i tank, non così ammassati ma sparpagliati anche loro, per evitare fungal di massa, eccetera. Qui ho perso delle medivac, quindi me le rifaccio e vado a droppare in questa zona con due medivac, cariche di marine principalmente, qualche maraude, però principalmente marine, e vado a tirare giù questa base. L'idea è che se lui vuole coprire lì, io lo presso fortissimo con la bio davanti. La mia idea è quella di tirare giù sta base il prima possibile. Comunque non solo perché per non farlo più estrarre, ma per non farlo proprio produrre più unità. Questo invece per non farlo estrarre, per non produrre più unità, funziona la cosa.
mandata giù sta base, lui è rimasto con questa che sta finendo e questa che è finita, quindi lui fra poco non minerà più e non è 200-300. A questo punto io ho le mie tre basi messe su, qui ho centri di comando fatti evolvere in orbital command, andavo probabilmente fra poco a mettere giù due CC qui, uno lo metto qui e l'altro lo metto qui, per avere continuamente basi attive. Ho una buona massa di tank, ecco, tipo questi due tank e questo fra poco li farò avanzare. C'ho 6 tank, ne faccio muovere 3 alla volta. 3, 4, 5, 6, 7 tank, ne faccio muovere 3 alla volta. 4. Ok, qui sono un po' troppi, però ero sicuro che lui non poteva fare niente. Copro comunque i miei tank sugli altri. Qui, ah, ok, li muovo così tanti perché volevo andare a prendere sta base. Esatto. Tipo qui li ho stesi un po' vicini, però se ce li avete tutti in movimento potete stenderli vicini. Superate l'ingaggio, superate la presa di posizione, a quel punto andate a posizionarli meglio. Tirata giù anche sta base, lui non aveva praticamente più niente, aveva queste unità e qui mi ricordo che vado back. Qui mi ricordo che vado back, io con gli upgrade sono 2-3, sto per finire il 3 anche per i tank e il 3 per la difesa della bio. Lui invece si era fermato con gli upgrade, non aveva più risorse. Io volevo produrre delle ultra che vengono smaciullate dai tank prima che possano fare qualcosa, liberatori, e in più ciò comunque di quelle 11 caserme e 6 che sono a moduli tecnologici che possono produrre marauder continuamente. Qui prendo, vado via così. Tanto per fare, mi volevo dare una riorganizzata in base, mettere giù questi due centri di comando e poi tornare a pushare e vincere. Lui qui fa probabilmente l'unica cosa che può fare, ovvero mettere giù questa base e provare un push folle. Era l'unica cosa che potevo fare. Qui avevo tutti i tank alzati, vedo che parte, stendo i tank, lui arriva con le sue ultra contro i tank, anche se le unità erano messe male, comunque non può fare niente. E da GG. Vittoria del Black Force, spero che l'idea vi piaccia come build provato a fare, come strategia più che altro. Black Force vincente, io spero che il video vi sia piaciuto, il cast pure, noi ci vediamo con il prossimo cast, barra gameplay su Virus, eccetera. Io vi ricordo di mettere mi piace, commentare, iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video, noi ci vediamo con il prossimo cast, ciao a tutti ragazzi.